Ho pensato di raccontarvi quelle che sono, secondo me, le 10 mosse, i 10 punti chiave per chi, da un punto di vista lavorativo, ma non solo, però ci concentriamo sul business, sulla monetizzazione delle attività, delle competenze, dei servizi di ciascuno. Ecco, appunto, dicevo, volevo cercare di condividere con voi quelle che sono le 10 mosse. I 10 punti chiave che secondo me dovrebbero essere sempre tenuti ben presente quando si parla di innovazione, quando si parla di digitale, quando si parla, ma come potrei reagire a questa fase di crisi? Io ho in testa due o tre esempi, ripeto, di vita vissuta, tematiche che sono anche che mi hanno toccato, interessato proprio in questi ultimi giorni, e quindi mi sono detto: proviamo a metterle in fila, proviamo a raccontarcele per vedere se poi da questa storia che racconto, magari nascono delle altre puntate, anche nasce qualche altra occasione di confronto. L'inizio della mattina è il momento migliore, abbiamo tutti le migliori energie, abbiamo tutti le migliori aspettative. Il venerdì poi è una giornata particolarmente interessante, lo è per me, lo è per tutti, immagino, nel senso che si traguarda anche qualche ora nel weekend di stacco, di relax, di tranquillità. Bene, allora, il digitale in 10 mosse. Quali sono queste 10 mosse? Sono mosse che uno impara strada facendo, è un po' come andare in bicicletta. Non penso che nessun bambino in età, diciamo, prescolare o comunque in età assolutamente 6, 7 anni, 5 anni, abbia mai dovuto studiare o abbia mai dovuto leggere o abbia mai dovuto guardare un filmato per cercare di imparare ad andare in bicicletta. Per imparare ad andare in bicicletta, il papà, il nonno, lo zio, il fratello maggiore, quindi persone di cui lui si fida e che ovviamente sanno andare in bicicletta, lo hanno aiutato, accompagnato, tenuto in equilibrio e sorretto fino a quando non ha cominciato a sgambettare libero. Certo, in certe fasi anche le rotelline sulle biciclette possono aiutare. Allora tenete bene a mente questo esempio. C'è la bicicletta, c'è una cosa nuova, c'è chi deve avere l'esperienza e ci sono anche delle rotelline perché devi cercare di mettere in pratica poi certe cose anche quando lo zio, il nonno, il papà non è vicino a te. 10 punti, me li sono segnati per non dimenticarmeli. Cominciamo dal primo, digitale. Digitale prima di tutto è un contesto che deve essere veramente ben chiaro nella nostra testa, ma proprio ben chiaro della nostra testa. Ce l'ha chiaro, secondo me, chi è un po' dipendente dal digitale. Chi ci sta dentro 8 ore, 10 ore, 15 ore al giorno? E poi non è neanche così complicato trovare soggetti che sono dentro il digitale tutte queste ore al giorno, perché noi tutti fruiamo di prodotti, servizi, dalla mattina alla sera digitali. Innanzitutto il contesto è un contesto che abilita quanto andiamo a raccontare, quanto vado a raccontare, è un contesto di connettività, è un contesto di potenziale mercato di soggetti nostri a cui ci rivolgiamo e poi cercherò di personalizzare con qualche esempio, che in buona sostanza sanno, quindi io, azienda, io professionista, sappiamo che il mio target, il nostro target è tutto il giorno connesso. E sappiamo che è connesso con dispositivi mobili, con dispositivi fissi, con
con dispositivi montati sulle automobili, con dispositivi che possono essere ascoltati, che consentono l'ascolto, con dispositivi che consentono la traduzione, con dispositivi che consentono la lettura. Quindi un contesto dove potenzialmente decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni, miliardi di soggetti sono connessi, nuotano dalla mattina alla sera in questo oceano trasparente. Io lo chiamo oceano trasparente. È trasparente perché di fatto se ti metti lì con calma arrivi a vedere molto molto lontano. Se è trasparente la luce ti riesce a far vedere qualunque cosa. Non ci sono zone d'ombra in questo oceano. Certo, ci sono degli algoritmi delle grandi piattaforme di social network, ci sono gli algoritmi delle grandi piattaforme di ricerca, pensate a Google. Quindi un punto fermo che dobbiamo avere è che qualunque mio partner, qualunque mio cliente, qualunque mio fornitore, qualunque mia competenza che cerco, qualunque mia ispirazione, io la trovo connessa. La trovo connessa e la trovo connessa probabilmente per molte ore al giorno. Quindi se io ho un negozio, se io ho un'attività professionale, se io ho un'azienda, se io faccio il barista, se io sono un ristoratore, se io produco macchine agricole, se io sono collegato a servizi multimediali, se io faccio il giornalista, se io faccio lo scrittore, se io faccio l'avvocato, questo contesto lo devo assolutamente tenere presente. Quindi il contesto dell'oceano trasparente, come lo definisco io, ma è una mia banalissima definizione, è un concetto dove riesco a immaginare che tutto sia possibile. Tutto è veramente possibile e quindi in questo contesto io posso adesso passare agli altri 9 punti, perché se questo contesto mi dà la possibilità, e lo vedremo adesso in dettaglio, che qualunque mia visione strategica innovativa è possibile, a questo punto posso capire, posso cercare di leggere, posso cercare di trovare in qualche maniera una chiave di lettura di quello che mi viene presentato o di quella che è la mia problematica e cerco quindi di nuotare in questo oceano trasparente. Il secondo punto, la seconda mossa è, purtroppo per fortuna, per nuotare in questo oceano trasparente con una certa probabilità di successo, io devo per forza di cose poter contare su una o più, meglio tutte, queste cose che adesso elenco. Competenze, una storia, un brand, un'esperienza. Io prima di affrontare il tema del digitale, dell'innovazione, ovviamente questa manciata di minuti che chiacchieriamo insieme è contestualizzata molto sulla parte lead generation, sulla parte ho bisogno di trovare nuovi clienti, sulla parte ho bisogno di svuotare il magazzino, cioè io sto cercando di contestualizzare su una situazione molto molto particolare che è quella che stiamo vivendo tutti, che i nostri clienti stanno vivendo tutti, soprattutto le realtà medio piccole, le realtà più piccole, le microimprese, per cui do per scontato che tralascio tutta una serie di considerazioni che probabilmente a chi mi ascolta potrebbero anche venire in mente. Allora, io ribadisco competenze, storia, brand, esperienza.
prima di affrontare il tema del digitale, delle altre 8 mosse, io devo capire, devo guardarmi in faccia, devo guardare negli occhi il mio interlocutore che ho davanti, che mi chiede una mano, e devo veramente con franchezza comprendere se dietro quell'azienda, dentro quella piccola attività, dietro quello studio professionale, queste cose, almeno una, due di queste cose, io la trovo. C'è una storia da raccontare che farà sì che in questo oceano trasparente gli algoritmi premino, gli algoritmi delle piattaforme digitali premino i miei contenuti, li rendono visibili sugli scaffali dei miei potenziali clienti? C'è un brand che è stato indicizzato già diverse volte dai motori di ricerca? Se ci mettiamo a raccontare qualche cosa sulle piattaforme digitali, siamo onesti? Abbiamo realmente esperienza? Perché è trasparente questo oceano. Non ci sono ombre, non ci sono alberi, non ci sono colline, non ci sono armadi dove nascondersi. O io le cose le so fare, o io dal digitale devo stare lontano. O io l'esperienza ce l'ho, o io dal digitale devo stare lontano. Il che non significa che non c'è possibilità, c'è sempre una possibilità, e che delle 100 cose che mi riempio la bocca di dire che so fare, che ho fatto, che sono bravo, devo cercare quell'unica cosa probabilmente da cui partire che sia veramente degna di attenzione per qualunque soggetto potenzialmente che posso incontrare in questo oceano trasparente. Competenze, storia, brand, esperienza. O esperienza, competenze, storia, brand. Almeno una di queste cose. Terzo punto. Terza mossa. Lo chiamiamo prodotto. È inutile che io pensi di andare verso il digitale se non ho un prodotto, e per prodotto non fraintendetemi, non intendo un oggetto, ma ho ciò che diventa l'esca in senso buono da mettere nell'oceano trasparente. Se io non ho un prodotto, se io non ho un prodotto che abbia le capacità di essere fruito dal digitale. Una mela non può essere mangiata, consumata nel digitale. Un brano musicale o un film può essere tranquillamente visto nel digitale. Una pista sciistica non può essere provata fisicamente nel digitale. Una sessione con un bravo psicologo può essere tranquillamente fruita nel digitale. Allora, il focalizzarsi sul prodotto ha diverse sfaccettature. Innanzitutto, se parlo di prodotto, pensate a una t-shirt, pensate a un paio di pantaloni, pensate a una bottiglia di vino. Se sono questi gli oggetti, è chiaro che la qualità del prodotto, l'elemento distintivo del prodotto, sono fondamentali. Perché il mio target probabilmente vuole qualcosa di diverso rispetto a quello che può trovare al supermercato sotto casa. Ma allo stesso tempo, quando parlo di prodotto, bisogna capire se il prodotto nativo, per come lo vedo io e per come lo voglio vedere io, si fruisce, si consuma direttamente dal digitale. Un contenuto di un giornale si fruisce dal digitale, un libro si fruisce dal digitale, una mela non si mangia attraverso il digitale.
E quindi anche i connotati del prodotto devono essere ben tenuti presenti perché non tutto, non tutti i prodotti, non tutte le possibilità di, diciamo, di evidenziazione del prodotto possono essere messi e sfruttati sul digitale. Non tutti, assolutamente. Queste tematiche devono essere ben tenute presenti, assolutamente ben tenute presenti. Allora, da un certo punto di vista, il quarto punto, la quarta mossa che viene subito dopo il prodotto è il servizio. Non posso affrontare il digitale, non posso affrontare le piattaforme digitali. Non posso affrontare questo genere di cose con ragionevole successo, probabilità di successo, se io non metto assieme al prodotto il servizio che valorizzi sul digitale quel prodotto. La mela, probabilmente, se è una mela di grandissima qualità, che la prima volta che io assaggio dico: caspita, che mela! E lo abbino a un brand, lo abbino a un bollino, lo abbino a quell'etichettina che hanno attaccato sulla mela. Quindi c'è il prodotto, c'è la qualità. Ma subito dopo il servizio è: ho bisogno di quella mela, ho fatto click e il giorno dopo quella mela mi viene consegnata in una confezione assolutamente che l'ha protetta e mi viene consegnata magari affiancandomi un servizio che mi dice: se ti registri su questo sito o se ti registri su questa pagina Instagram o se ci mandi questa mail, noi ti mandiamo ogni settimana una ricetta, di dolci, una ricetta di qualche pietanza che preveda come ingrediente la mela. Quindi il prodotto sulle piattaforme digitali è solo la scusa, è solo la scusa, è solo il momento iniziale per trovare un target. Perché appena l'ho trovato, inizia nel digitale una relazione. Una relazione stretta, strettissima, tra me e il cliente, tra me e i miei partner, tra me e i miei clienti, fornitori o quant'altro. Quindi il servizio che deve essere costruito attorno al prodotto sulle piattaforme digitali è fondamentale. È fondamentale. Magari in altre occasioni cercherò di insistere su questo, perché il servizio è ciò che crea fidelizzazione. Il servizio è ciò che crea, come posso dire, affidabilità. Spesso il prodotto è una commodity. Spesso il prodotto viene preso dagli stessi fornitori. Pensate ai telefonini. Se io vado a guardare dentro uno smartphone il contenuto interno tecnologico di uno smartphone, probabilmente dico una cifra assolutamente a caso, ma penso di non sbagliarmi, l'80%, il 90% dei componenti sono tutti più o meno uguali. È un assemblaggio di componenti fatti negli stessi posti. Ma provate a pensare cos'è stato il servizio che è stato messo in piedi da una piattaforma come iTunes della Apple. O qual è stato il servizio che è stato messo in piedi dai soggetti che tutti noi utilizziamo per la delivery del food, i runner che ci portano a casa dalla pizza all'hamburger e quant'altro. Il servizio è la vera innovazione sul digitale. La chiave di lettura per
di portare la nostra azienda, la nostra piccola azienda, il nostro studio professionale è il servizio, che significa, porca paletta, mi devo mettere nei panni del mio potenziale cliente, potenziale partner, di cosa ha bisogno, dando per scontato che vorrà mangiare la mela, ma con la mela, dopo la mela, prima della mela, come io posso con il digitale garantirgli un servizio? Come questo servizio potrà cambiare nel tempo? Siamo arrivati più o meno a metà strada del nostro percorso, perché siamo alla quinta mossa. La quinta mossa le tiene un po' insieme quelle che ho detto prima, perché la quinta mossa è la community. Io non devo pensare di ragionare in termini di clienti, di fornitori, di partner, perché ogni soggetto che io incrocio, che io sfioro in questo oceano trasparente che è il digitale, potenzialmente possono essere tutte queste cose. E quindi questa community è fatta di continui scambi, continue opportunità, temporanee, istantanee, permanenti, fidelizzate per anni. E questa community in generale viene governata, che ci piaccia o che non ci piaccia, quindi siamo a metà delle mosse, potete anche staccare e passare ad altro, che ci piaccia o non ci piaccia, questa community è condizionata dagli algoritmi. Da quello che viene codificato tutti i giorni secondo logiche di modello di business delle piattaforme che portano sugli scaffali i prodotti, sulle piattaforme che raccontano le storie, sulle piattaforme che indicizzano i brand, sulle piattaforme che fanno percepire l'esperienza che vogliamo mettere in evidenza. La community è la cosa più complicata da alimentare sul digitale. La community è spietata. La community è fatta anche di soggetti che da soli o con i bot e quindi con degli automatismi esaltano ma anche condannano. Il digitale ha delle regole, come posso dire, di un cinismo impressionante. Però, in quell'oceano trasparente, la community connessa 18 ore al giorno, per non dire 24 ore al giorno, è assolutamente, assolutamente il mercato che dobbiamo coltivare. Con un esercizio molto faticoso, perché la community si riempie e si svuota continuamente. Il punto vero secondo me, e siamo a metà delle mosse, il punto vero è che se io l'ho visto su di me e sui miei clienti, se si seguono queste mosse, i risultati arrivano. Se parto da zero, arrivare a due è un grandissimo risultato. Se parto da 1000, arrivare a 1200 è un po' più faticoso. Ma credetemi che i soggetti che io incontro tutti i giorni, soprattutto le tantissime microimprese, piccole imprese, che sono il tessuto di questo paese, non hanno la più pallida idea di cosa sto dicendo. E quindi i margini di miglioramento sono giganteschi. Perché questi soggetti hanno l'esperienza, la competenza, la storia. A volte hanno anche dei brand, ma non importa il marchio, importante è l'esperienza. Se io sto cercando su internet un bravo psicologo, o sto cercando su internet un manutentore della mia caldaia, per trovarlo devo capire che lui è in grado di aiutarmi. Allora la mia community è qualcosa di molto diverso dall'anagrafica dei miei clienti. Direi che è proprio una cosa di un altro pianeta.
E noi dobbiamo frequentare questi ambienti per alimentare la nostra community. Dobbiamo fare dei tentativi perché l'oceano trasparente non mi dice dove sono i miei target, però mi dice che ci sono. Io devo fare tentativi di piattaforme, di orario, di prodotto, tentativi e sperare di prendere ogni tanto qualche onda che, sostenuta dagli algoritmi, mi porti un po' più in là e mi faccia scalare di numero di soggetti che mi ascoltano, che mi guardano, che comprano i miei prodotti. Ci lasciamo alle spalle la metà di questa chiacchierata. Abbiamo 55 minuti da riempire, siamo arrivati a metà. La sesta mossa. Le piattaforme. Cosa sono le piattaforme? Perché dobbiamo ragionare in termini di piattaforma? Piattaforma tecnologica non è un'applicazione, non è un programma, non è un sito internet. Piattaforma è come una piattaforma petrolifera che estrae in mezzo all'oceano il petrolio, è come una piattaforma per atterrare un elicottero, magari su una nave in movimento, è come una piattaforma logistica con decine e centinaia di tir pronte a caricare il prodotto e dentro il fabbricato migliaia di uomini attorno a dei nastri trasportatori che continuano a verificare i pacchi. Piattaforma. La cosa straordinaria è che di piattaforme ce ne sono un numero impressionante sul digitale. E quindi io devo frequentarle queste piattaforme, devo frequentarle come utilizzatore. A me fa veramente sorridere quando sento in un'azienda, in uno studio professionale, in una qualunque contesto, quando sento che per volontà, addirittura per vanto, ci si tiene distanti a livello personale, figuriamoci a livello tecnico professionale, dalle piattaforme. Cioè, se io avessi a che fare con un psicologo che se ne sta distante dalle piattaforme, come questa che sto utilizzando, ma anche tante altre, io avrei probabilmente molta diffidenza di lui, perché do per scontato che non riesce a sfruttare l'effetto esponenziale di crescita delle sue competenze. Perché queste piattaforme, se vengono sfruttate e conosciute, aumentano la conoscenza innanzitutto, aumentano l'esperienza. Allora, il sapere quelle che sono sostanzialmente le piattaforme digitali a mia disposizione, sapere i miei target in quell'oceano trasparente, quali piattaforme frequentano. Se a me interessano i giovanissimi, ma forse anche qualcosa di diverso, io so che ci sono piattaforme come Musical.ly, diventata poi TikTok, che potrebbe essere un mio target. Se io cerco mondi professionali, se io cerco target professionali, se io cerco recruitment e quant'altro, sicuramente una piattaforma come LinkedIn fa la differenza. Se io cerco prodotti, o meglio soggetti interessati a una t-shirt, probabilmente, anzi sicuramente, Instagram e Facebook sono le piattaforme da cui partire. Ricordiamoci, se non c'è la competenza, la storia, il prodotto, il servizio, se non c'è la predisposizione a nuotare nell'oceano trasparente da parte mia, ma non solo, lo vedremo dopo, è inutile che ci proviamo, perdiamo tempo. Perdiamo tempo. Se invece siamo arrivati a questo punto e dopo aver messo a fuoco la community che vogliamo costruire,
abbiamo anche in mente perché le conosciamo, perché le frequentiamo. Attenzione, le piattaforme non hanno libri di istruzione. Le piattaforme hanno dietro centinaia di tecnici, migliaia di tecnici che modificano gli algoritmi tutti i giorni. È come se io facessi una pista da sci o un circuito e ogni giorno mi hanno fatto una variante. Solo con la frequentazione continua di queste piattaforme. Io sono condannato a restare dentro queste piattaforme se le voglio sfruttare. E quindi la scelta della piattaforma impone un approccio totalizzante sia nel continuo utilizzo della piattaforma o delle piattaforme target, sia della continua esplorazione delle altre piattaforme, perché le community si spostano, le community si consolidano, le community si dotano di nuovi strumenti. Facebook negli ultimi mesi ha fatto un salto quantico incredibile, portando il digitale, il video, il broadcasting e quant'altro, reagendo a un suo declino che aveva. E dentro Facebook io ho una community fatta di 40-70enni, che sono quelli che magari oggi hanno più denaro da spendere, che sono quelli che coltivano le loro passioni. E quindi magari io ho un prodotto o servizio nella fotografia, e la fotografia è una passione di gente che ha una certa età. Sto facendo degli esempi banali, ma questo è per far capire come devi scegliere la piattaforma. Ma se queste cose non le sai, e non le sai sulla tua pelle perché tutti i giorni non le stai testando, come puoi aiutare gli altri a trovare una chiave di lettura sul digitale? Settima mossa. Contenuti. Nell'andare nel digitale, nel portare il mio cliente, nel portare me stesso, nel portare i miei conoscenti, nel dare dei consigli anche a voi che mi ascoltate, non posso prescindere dal fatto che dobbiamo creare dei contenuti. Dobbiamo creare dei contenuti da far fruire o da rendere visibili nelle nostre piattaforme, per la nostra community. Il contenuto è anche banale da fare. Il contenuto è un video, quasi sempre, ma il contenuto è anche una durata di quel video. Il contenuto è anche il modo, la scelta di quello che vado a mettere in quel contenuto. Ho 100 capi di abbigliamento, ne scelgo 3, perché quei 3 mi devono fare il primo passo della mia community. Il contenuto è tutto quello che aiuta ad esaltare gli elementi che abbiamo messo prima, che quindi abbiamo scelto. In buona sostanza, il contenuto richiede grandi esperienze, grandi professionalità, ma richiede anche però un pragmatismo molto sano, perché vedremo l'ultimo punto di questa mossa, di queste 10 mosse, che è quello implacabile, che è quello che ti fa ripartire all'inizio, perché è quello che ti condiziona tutto. Allora, il contenuto fatto di multimedialità, fatto di contesti, di messaggi, il contenuto fatto di, come posso dire, per rendere efficace la percezione di quello che è il servizio, quello che è la competenza, quello che è la storia, il contenuto è fondamentale. A seconda del tipo di soggetto, prodotto, servizio, non è da escludere che per mettere a fuoco il contenuto ci si debba avvalere anche di esperti, specialistici. Pensate anche alla,
a rendere efficace un video, c'è l'audio, c'è l'immagine, c'è la fotografia, c'è la luce, insomma, tantissime cose. Ottava mossa. Senza risorse umane sul digitale non si può andare. E voi direte, e porca miseria, avevo capito che sul digitale si faceva tutto senza costi del personale. Esattamente il contrario. Esattamente il contrario, perché le cose che vi ho raccontato sono cose che richiedono innanzitutto un cambiamento, e il cambiamento porta con sé inefficienze, porta con sé formazione, porta con sé tutta una serie di cose, e quindi io ho un impatto sulle risorse umane, che io già ho, ma soprattutto richiedono nuove attività. E siamo fortunati se queste nuove attività sostituiscono delle vecchie attività, ma quasi mai questo è possibile, quindi io ho bisogno di uno sforzo straordinario da parte delle mie risorse. Che siano magazzinieri, che siano gente al call center, che siano segretarie di uno studio professionale o comunque di una struttura, che siano commesse, che siano operai in linea. Io ho bisogno di uno sforzo straordinario nel mio atterraggio sul digitale. E anche ho bisogno di avere in qualche maniera la possibilità di aiutare queste risorse a fare delle scelte e a darmi indicazione se in questo contesto del digitale sono sulla parte front o sulla parte back, cioè sono sul contatto diretto con l'oceano trasparente o sono dietro le quinte a far sì che il servizio giri. Alla fine l'azienda è la stessa azienda, solo che la stiamo potenziando con il digitale. La storia, le competenze, il brand, l'esperienza sono le fondamenta, io le sto potenziando, le voglio alimentare col digitale. Ma se non ho risorse umane che vengono motivate, e qui la capacità motivazionale dell'imprenditore, del professionista fa la differenza, io rischio di essere arrivato all'ottava mossa e di aver vanificato tutto il lavoro fatto. Se non ho estrema attenzione all'elemento risorse umane, coinvolte nel processo di innovazione, coinvolte nella mia discesa in campo sul digitale. Nona mossa. Nessuno lavora solo per la gloria. Ma prima o poi bisogna monetizzare. Monetizzare il prodotto, monetizzare il servizio, monetizzare tutto. Per monetizzare, nell'oceano trasparente, nelle community del digitale, è fondamentale intercettare lo slancio a darmi un riconoscimento immediato del lavoro che sto facendo, mettendo nelle condizioni la mia community di fare click e di pagare. Quindi la moneta elettronica, i pagamenti digitali, le grandi piattaforme, i grandi layer applicativi di pagamento. Ricordiamoci che Elon Musk, che oggi ha le missioni spaziali, la sua vera intuizione negli anni 90 è stata creare PayPal. Da questo esempio a tutte le possibilità di integrazione dei sistemi di pagamento digitale per evitare il rischio che il soggetto che è entrato nella mia community, che ha guardato e dice: caspita, che bello questo articolo, clic, l'ho pagato. Dobbiamo arrivare fin da subito a concepire come monetizzo quello che vado a presentare, ma non come lo monetizzo per dire ti ho convinto che mi devi dare qualcosa, ma quando dà per scontato che questo arriva, lui clic, senza costi aggiuntivi, io devo averla a credito sul mio conto.
E non lo sto dicendo con concetti, avendo in testa concetti banali, ma l'ho ben presente, perché se questo viene fatto come si deve fare, io ho tutta una ipersemplificazione di compliance, di struttura amministrativa, lì sì, non devo mettere risorse umane a fare cose inutili. Entrare nel digitale e mettere risorse umane a gestire la contabilità è una follia. Noi dobbiamo mettere le risorse umane dove serve, dove ci sono dei controlli veramente di miglioramento di servizio, di prodotto, di dialogo con la community, non per tenere in ordine i conti. I conti vanno tenuti in ordine in automatico attraverso delle dinamiche di compliance digitale che sfrutta anche e soprattutto i pagamenti digitali. Alcune piattaforme di pagamenti digitali. Questa era la nona mossa. Abbiamo quasi finito la nostra chiacchierata. E voi vi direte, e qual è quella decima mossa che rimette in discussione tutto? Il tempo. Il tempo, il fattore tempo, siamo bravissimi a sbrodolarci, a raccontarci un sacco di cose, ma se quella cosa che devi fare non l'hai fatta tra 5 giorni o tra 3 settimane, è inutile che ci provi a scendere sul digitale, perché il contesto dopo 3 settimane è nuovamente diverso. E soprattutto se tu hai qualche cosa da sfruttare nel digitale è perché hai un'esigenza adesso. Il fattore tempo quindi è l'elemento chiave che mi costringe a ritornare al contesto e mi costringe a dire no, non ce la posso fare, non è questo l'approccio, non è questa la competenza, non è questa la storia che devo raccontare, non è questo il prodotto, non è questo il servizio, devo trovare. Non è questa la piattaforma, non è questo il contenuto, non sono queste le risorse umane. Devo trovare ciò che è conciliante con il pochissimo tempo che ho per risolvere il problema. Perché è chiaro a tutti che tutti oggi hanno enormi problemi da affrontare. Allora, per andare nelle ultime battute di questa mia chiacchierata, che spero sia stata poi apprezzata e spero anche che magari nelle prossime settimane mi diate come community dei segnali che mi incoraggiano a inventarmene un'altra magari venerdì prossimo alle 8 di mattina, perché anch'io sto facendo questo esercizio, anch'io sto coltivando una community, anch'io sto testando le piattaforme, anch'io sto cercando di scegliere e capire quali sono le competenze e le esperienze che questo contesto può valorizzare. Anch'io sto cercando di sforzarmi di capire quali sono i servizi, anch'io sto scegliendo le piattaforme, anch'io sto creando dei contenuti, anch'io mi sto chiedendo con quali risorse umane posso fare queste cose, anch'io ho il problema della monetizzazione, anch'io ho il problema del tempo. Allora, facciamo un esempio, che tra l'altro penso che poi nelle prossime settimane potrò raccontare. Recentemente un conoscente mi ha telefonato chiedendomi se potevo essere di aiuto perché ha dei problemi. Dei problemi io conosco perché me l'ha raccontato al telefono, è un'attività come ce ne sono tante, ha dei negozi di abbigliamento in una provincia, quindi non stiamo parlando di grandi brand, non stiamo parlando di, ma stiamo parlando della classica vendita al dettaglio di abbigliamento. Ovviamente a valle di questi mesi di lockdown disastrate, vendite assolutamente mancanti, quindi problemi che uno può intuire. Io sono fatto così, quando qualcuno mi chiede qualcosa non sono capace di dire di no, però ci dedico il tempo che posso dedicarci, quindi gli ho detto vengo a prendere un caffè da te. In un'oretta mi racconti e io ti dico come la possiamo eventualmente provare a risolvere. Vado da lui, è sempre molto gentile, mi accoglie con il caffè, con il pasticcino, e mi comincia a mettere davanti e a spingere
dei fogli. Probabilmente, anzi sicuramente, il suo bilancio, i suoi conti. No, perché vedi Andrea, qui ci sono i miei problemi. Io dico, no, ascolta, ne parliamo in un altro momento. Mi faccio un po' raccontare quello che sta facendo, la sua storia, dov'è i negozi, che tipo di target. Ma Andrea, però, posso farti vedere questi numeri? Posso vedere con te i costi? Possiamo vedere l'esposizione bancaria? No, gli dico... Possiamo per favore concentrarci sulle cose più importanti? Ma come più importanti? Non sono queste le cose importanti? No. Leggere su dei numeri qualche cosa che magari mi fa già capire che devi portare i libri in tribunale non è nessuna utilità. In questo momento non è nessuna utilità. Perché in questo momento in tutta Italia tutti dovrebbero portare i libri in tribunale. Ma non si è mai visto che per 4 mesi non ho venduto un euro. Non si è mai visto che in un negozio non è più entrato nessuno. O meglio, si è visto nelle guerre mondiali. Allora, io devo cambiare completamente in queste settimane, in questo periodo, approccio. E devo fare questo esercizio, questi 10 punti, contesto, competenze, prodotto, servizio, community, piattaforme, contenuti, risorse umane, pagamenti digitabili, fattore tempo. Porca paletta, gli ho detto, ce l'hai il prodotto? Perché se non abbiamo un prodotto è inutile che ci illudiamo, non possiamo fatturare se non portiamo prodotto. E mi fa capire che prodotto c'è. Un buon prodotto anche. Una bella collezione con dei bei marchi invendute. Allora, dal punto 1-2 delle mie mosse vado al decimo. O lo svuotiamo questo magazzino in un mese, visto che è collezione primavera-estate, oppure di cosa stiamo parlando? La priorità è quella, cioè la priorità non è facciamo per bene tutto. Ah, scopriamo che ci serve un anno. La priorità è vendo quel benedetto magazzino in 15 giorni, in 30 giorni. E se strada facendo sono riuscito a creare una community, faccio girare la cassa ancora perché gli continuo allora a comprare e rivendere perché trovo una marea di capi di abbigliamento fuori invenduti. Siccome nell'abbigliamento i margini potenzialmente consentono operazioni anche flash di un certo tipo, ho cominciato ad accarezzare l'idea di portare queste 10 mosse nei prossimi 15 giorni di questo conoscente. Per me il contesto è capire che chi ho davanti si lascia accompagnare per mano. Se io ho solo 15 giorni per aiutarti a svuotare il magazzino, ammesso e non concesso che sia possibile, o tu ti fidi ciecamente, esattamente come il bimbo si fida dello zio del fratello maggiore quando lo lancia sulla bicicletta, era l'aneddoto iniziale, o io sto perdendo tempo. E quello non è un mio potenziale cliente, perché non sarà mai soddisfatto della mia attività. Se invece dice... Andrea, mi fido, fai di me quello che vuoi. In queste situazioni di emergenza possiamo provare a entrare nel digitale. Allora, velocemente, nel giro di 4-5 giorni, soprattutto grazie a delle validissime collaboratrici e collaboratori che ho, siamo riusciti, stiamo provando a capire quali sono i prodotti da mettere. Ma nel momento stesso che li abbiamo visti i prodotti, li abbiamo già creato dei contenuti che si fanno facilmente, ma bisogna avere esperienza, bisogna avere occhio, bisogna sapere già Instagram come lavora, bisogna già sapere Facebook come esalta, bisogna già sapere le parole, gli hashtag da mettere dentro. O le cose le hai già fatte milioni di volte? Centinaia di migliaia di volte, centinaia di volte? O è inutile che provi ad aiutare qualcuno? Ed è un errore strategico
guardare i numeri e dire: caspita, abbiamo un problema, perché lo sappiamo già che se un negozio non ha avuto uno scontrino per 4 mesi c'è un enorme problema. A me fanno rabbia i professionisti, i consulenti che non hanno questo approccio molto franco e diretto, fanno rabbia perché stanno rubando il tempo alle persone, ce n'è troppo poco di tempo ormai, fanno rabbia. Perché il mondo anche dei professionisti, dei tecnici, deve fare squadra per risolvere i problemi delle aziende. Detto questo, e perdonatemi lo sfogo, perché io mi sento la responsabilità quando qualcuno mi dice: ti voglio far vedere i numeri, e io gli dico: non sono i numeri la cosa importante in questo momento, ma è la reattività che dobbiamo avere per entrare in quell'oceano trasparente e portare a casa l'obiettivo che è svuotare quel magazzino. Lo stesso esempio ve lo posso fare per un bar con una bella cantina di vini, ve lo posso fare per mille altre situazioni che ogni giorno mi incuriosiscono. Insomma, il digitale è un'opportunità gigantesca. È emozionante, entusiasmante, come mai mi poteva capitare nella vita. Ma queste 10 mosse che ho cercato di mettervi sul tavolo sono frutto della mia piccola esperienza, che però mi fa dire, credetemi, lo dico con estrema sincerità, non sono i numeri del passato che mi aiutano, aiutano il mio cliente, ma è la visione del futuro, sapendo di poter contare su questo oceano trasparente. Sapendo di poter contare che con poche centinaia di euro e 4 fotografie fatte bene, io posso svoltare. Perché devo solo portargli a casa un capo e quindi il servizio. E quindi l'idea di dire: ma ti do lo sconto, ti ho dato il servizio, ti ho portato il capo. Quando vieni da me, mi hai lasciato i tuoi dati, ti comincio a raccontare un po' l'esempio della mela. Nel frattempo formi le sue risorse, che da gente che stava lì a farsi come si dice, i giochini sul telefonino perché nessuno entrava in negozio, sfrutta quel tempo per alimentare la community dalla mattina alla sera, per fare post, per rispondere, per entrare nei gruppi, per far vedere: ma guarda che bel capo che abbiamo noi. Ecco, questo approccio è vincente. Ma è vincente per tutti, perché il gap di partenza è incredibilmente grande da colmare. Ma il tempo che abbiamo a disposizione è ormai veramente pochissimo. Io vi ringrazio particolarmente per aver accettato anche un tenore della mia conversazione che spesso scappa di mano, mi dispiace, ma faccio veramente fatica ad accettare l'idea che tutto questo non possa essere sfruttato. Ce n'è tanto, tanto bisogno. Sono 10 mosse che chiunque può cercare di mettere in pratica. Fatemi un po' anche voi nei prossimi giorni capire, datemi dei messaggi, fatemi comprendere se questo genere di condivisione con voi, con le persone, con le realtà che a voi sono vicine, possono essere di utilità, perché io continuerò. Se però la mia potenziale community nell'oceano trasparente nel quale voglio nuotare, sto cercando di nuotare, non mi darà dei segnali, vuol dire che sto sbagliando. E allora cercherò di fare qualche altra cosa, di sfruttare qualche altra competenza, di mettere in luce qualche altra esperienza, di cambiare la piattaforma, di cambiare orario, di cambiare modalità. Gesticolerò di meno, terrò toni più bassi, cioè devo mettere a punto anch'io tutto quello che serve di queste 10 mosse per crescere, per sviluppare, per affermarmi, come ciascuno di noi cerca nel proprio lavoro di fare. Io vi ringrazio, ringrazio tutti di essere stati con me anche questa mattina, auguro a tutti una buona giornata e anche un ottimo fine settimana.